trent'anni dopo il ricordo di Guazzelli, commozione e partecipazione alla commemorazione del maresciallo dei carabinieri ucciso dalla mafia nel 1992. Scoperta maxi evasione fiscale sull'acquisto di pallet, giro di società fantasma per acquistare pancali evadendo il fisco, denunciate 16 persone nella piana di Lucca. Terminal dei bus alla stazione, al via il progetto, iniziato l'iter per lo spostamento del capolinea da Piazzale Verdi, sarà realizzato anche un nuovo parcheggio scambiatore. Polizia Postale, Fondazione e CRL uniti contro gli attacchi informatici, firmato un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto ai crimini su sistemi informativi sensibili. Per lo sport il calcio, Lucchese femminile bloccata dalla Ternana, finisce 1-1 al Moscardini di Barga, rossonere in vantaggio con la Tata, si fanno raggiungere dalle Umbre, ci sarà ancora da lottare per evitare i play-out. Domenica trasferta a Monza. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque in primo piano, l'avete sentito anche dai nostri titoli, 4 aprile 1992, sono passati 30 anni dall'uccisione del maresciallo dei carabinieri originario di Gallicano, il maresciallo Guazzelli. Oggi la cerimonia di commemorazione, partiamo da qui. È stata una commemorazione davvero sentita quella per i 30 anni dall'assassinio di Giuliano Guazzelli, il maresciallo dei carabinieri originario di Gallicano, ucciso in Sicilia dalla mafia il 4 aprile del 1992. Presenti tanti cittadini e 20 sindaci della Valle del Serchio. Ad introdurre la cerimonia trasmessa in diretta dalla nostra emittente è stato il sindaco di Gallicano David Saisi. Poi c'è stata la Santa Messa celebrata da Monsignor Fiorenzo Toti, parroco di Gallicano. E a seguire l'intervento del prefetto di Lucca, Francesco Esposito, che ha ricordato in maniera appassionata la determinazione e il coraggio di Guazzelli, che era già scampato a un attentato prima di quello che poi gli è risultato fatale. Successivamente hanno preso la parola il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Ugo Blasi, e il presidente della provincia, Luca Menesini, al quale è stata affidata l'orazione ufficiale e che ha sottolineato l'importanza di questa giornata. Trasformare una giornata di commemorazione in una giornata appunto di educazione, fare in modo che quel sacrificio non sia un sacrificio che resta all'interno di un'arma, che resta all'interno di una famiglia, ma diventi qualcosa di positivo per tutta la comunità. Dopo quello di Menesini c'è stato l'intervento del senatore Andrea Marcucci, unico parlamentare presente alla cerimonia. Poi, dopo il collegamento con il figlio di Guazzelli, Riccardo, impossibilitato ad intervenire direttamente a causa del Covid, la commemorazione si è conclusa con la deposizione della corona al monumento ai caduti. Un momento partecipato, sentito, non semplicemente commemorativo, legato al mondo delle scuole, al lavoro che il Comune di Gallicano importante sta facendo di sensibilizzazione sui temi della legalità, e poi c'è stato proprio un sentimento comune di tensione anche fra tutte le istituzioni e tutti i sindaci che erano presenti e che ringrazio. Voltiamo pagina, facciamo il punto sulla situazione coronavirus. I dati di oggi purtroppo ancora non sono rassicuranti. Il dato rilevante è che sono in aumento i ricoveri e le terapie intensive. Lo vediamo attraverso la nostra grafica. Le nuove positività sono 1640, il tasso al 14,8%. Sono 934 i pazienti ricoverati, in aumento di 43 unità in Toscana, di cui 43 sono in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri. È elevato anche il numero dei decessi, sono 22 in tutta la regione, 2 nel nostro territorio provinciale, dove nelle ultime 24 ore sono state 196 le nuove positività. Spazio adesso alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza di Lucca, che ha scoperto una maxi evasione fiscale sull'acquisto di pancali. Ci spiega tutto Egidio Conca. Avevano messo in piedi un giro di società fantasma per coprire l'acquisto di pallets sul mercato nero ed evadere così il fisco. Questa è l'ipotesi di reato formulata dalla Guardia di Finanza, che coinvolge 16 persone, che avrebbe comportato una frode fiscale da 10 milioni di euro.
L'inchiesta era iniziata a fine 2020 a seguito di alcune anomalie emerse durante dei controlli su una società della Piana di Lucca. L'indagine, portata avanti anche tramite intercettazioni, avrebbe quindi accertato come la società acquistasse pallets usati, verosimilmente reperiti sul mercato nero, e per mascherare la loro reale provenienza facesse emettere fatture false da società appositamente create e intestate a prestanomi. Al termine dei riscontri, le fatture false sono state quantificate in 10 milioni di euro per un'evasione fiscale stimata su IVA ed IRES di oltre 2 milioni. 16 le persone denunciate per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari. Inoltre, il Tribunale di Lucca ha interdetto all'amministratore della società della Piana l'esercizio di qualsiasi carica societaria ed ha proceduto al sequestro di alcune disponibilità bancarie. Cambiamo decisamente argomento, adesso ci occupiamo del nuovo progetto del terminal dei bus a Lucca, un progetto da 6 milioni di euro che andrà a modificare la mobilità cittadina. Di nuovo Egidio Conca. Spostare il terminal degli autobus da Piazzale Verdi all'ex scalo merci della stazione ferroviaria. Il progetto inizia l'iter in conferenza dei servizi ed i lavori potrebbero essere affidati il prossimo anno. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità Gabriele Bove, che ha presentato il piano insieme alla collega Serena Mammini, delegata all'urbanistica. Si tratta di un'operazione di vasta portata che mira alla creazione di un hub della mobilità cittadina. Un terminal bus moderno, innovativo, che possa consentire sia alle linee extraurbane che urbane di avere un attestamento e avvicinarsi alla città di Lucca in tempi molto più rapidi. In estrema sintesi, il progetto prevede in primo luogo la demolizione del lungo edificio che venne semidistrutto da un incendio nel 2014, in modo da fare spazio per il nuovo ingresso degli autobus. I mezzi entreranno quindi dal piazzale della stazione per arrivare alla biglietteria che sarà realizzata nell'edificio centrale del comparto, che sarà dotato anche di una pensilina a protezione dalla pioggia, ma anche per schermare i rumori. Gli autobus poi usciranno dal terminal dalla parte opposta, ad est, nell'area che ospita uno dei punti sosta in occasione dei comics e dove sarà realizzato un vero e proprio parcheggio scambiatore a disposizione anche di chi vuole recarsi in città. Il progetto prevede inoltre il riassetto della viabilità nella zona con la realizzazione di due nuove rotatorie e l'abbattimento del muro che corre lungo via Cairoli. Tra i vari interventi previsti c'è anche la riqualificazione e la copertura dell'attuale parcheggio delle biciclette. Il progetto ha un costo complessivo di 6 milioni di euro. Adesso ci spostiamo in Versilia e per la precisione a Pietrasanta, perché gli studenti dello Stagi sono scesi di nuovo in piazza, chiedono tempi certi per la nuova scuola. Federico Conti. Pietrasanta, città d'arte, ma dov'è la nostra parte? Quasi 400 studenti del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta hanno manifestato di fronte al municipio, arrivati dalle tre sedi distaccate dell'istituto, per protestare contro l'ennesimo stop arrivato sul progetto di ricostruzione della scuola, da decenni in condizioni precarie. Insieme ai ragazzi, anche i docenti e il dirigente Gennaro Cipolletta. Una sfilata silenziosa partita dopo un'assemblea d'istituto convocata in videoconferenza con il comune e la provincia per avere aggiornamenti sulla realizzazione del nuovo polo, già finanziato dallo Stato per ben 16 milioni di euro. Un progetto di sostituzione edilizia che rischia di saltare. Pochi giorni fa, infatti, la clamorosa scoperta che il piano operativo comunale, adesso in fase di adozione, non consente ad oggi la demolizione e ricostruzione di quell'edificio, ma solo la sua ristrutturazione. Io penso che non c'è mai stato un accordo anche per il divario politico tra comune e provincia e non si è mai arrivato a riuscire a trovare una soluzione proprio per questo. E io penso che, bene o male, spero che riesca a trovare un accordo e noi lotteremo sempre per la nostra scuola. Mercoledì scade il termine per la presentazione delle osservazioni al piano operativo. Una modifica dell'attuale destinazione urbanistica è l'unico modo per non perdere i contributi ministeriali vincolati ad un intervento di sostituzione. Sta alla provincia a presentare un'osservazione ad hoc. In ballo il destino dello storico liceo Stagi, che nonostante le decine di aule chiuse e la didattica smembrata su tre sedi, è riuscito a far ricrescere il numero degli iscritti. Tutti quanti viviamo in una scuola che non è adeguata ai bisogni di un'educazione moderna e soprattutto non è sicura.
non siamo tanto interessati a cercare il colpevole di questa situazione, siamo interessati piuttosto a risolvere e a ottenere un edificio sicuro per i nostri studenti. Quindi ci interessa un cronoprogramma dei lavori per essere sicuri che entro il 31 di dicembre venga fatto l'affidamento alla ditta per l'avvio dei lavori di rifacimento del Don Lazzari Stagi. Adesso parliamo di contrasto agli attacchi informatici, perché è stato siglato un accordo tra Polizia di Stato e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi sensibili tra la Polizia Postale delle Comunicazioni per la Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L'obiettivo è quello di condividere e analizzare le informazioni in grado di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche dell'ente di San Micheletto. La firma è stata siglata alla presenza del questore Alessandra Faranda Cordella, dalla dirigente del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni per la Toscana, Alessandra Bellardini, e il presidente della Fondazione, Marcello Bertocchini. La collaborazione sarà concretizzata non solo nello scambio di informazioni, ma anche con reciproche segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Aderito, vuol dire, con entusiasmo e subito alla proposta che è stata avanzata alla Polizia di Stato per questo servizio veramente lodevole, e che in questo modo quindi pensiamo di poter aumentare la sicurezza di tutti. Quello che stiamo provando a fare, contattando le aziende più importanti e anche gli enti che hanno un impatto significativo sulla nostra realtà, è proprio quello di rendere Lucca una città cyber security safe, ecco, quindi questo è l'importante. Ci stiamo muovendo in questa direzione con vari enti in maniera tale che successivamente le nostre transazioni, non solo di quelle che firmano con la Polizia Postale, ma anche di tutti coloro che entrano in contatto con la Polizia Postale, possano essere i più sicuri possibili, quindi sia transazioni economiche che transazioni di dati. A Fornaci di Barga è arrivata una nuova ambulanza per la Misericordia, ce ne parla Luca Galeotti. A Fornaci, festa in piazza 4 novembre per la nuova ambulanza di tipo A, dotata di tutte le attrezzature per il soccorso della Misericordia del Barghigiano. Significativa la dedica riportata sulle fiancate del Volkswagen Transporter T6 presentato in piazza alla comunità solidale in tempi di pandemia. Come hanno spiegato nell'occasione il governatore Marco Corrieri insieme al vice Simone Venturi e alla segretaria Cristina Barbetti, il sodalizio ha voluto pensare ai cittadini, alle aziende, alle associazioni che sono state vicine alla confraternita durante la lotta al coronavirus in questi due anni difficili. La nuova ambulanza è stata acquistata in parte con i fondi della Misericordia, ma determinante è stato l'importante finanziamento messo a disposizione tramite bando dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha sostenuto il 60% della spesa. Il presidente della Fondazione, Marcello Bertocchini, intervenuto alla cerimonia con parte del Consiglio, ha voluto rimarcare la vicinanza dell'ente verso queste realtà del volontariato che costituiscono una parte importante del sistema dell'assistenza e del soccorso alla popolazione. Con il nuovo mezzo, benedetto nell'occasione dall'arciprete di Fornaci Don Giovanni Cartoni e salutato anche dalle parole della sindaca di Barga Caterina Campani, è stata anche presentata una nuovissima camera a biocontenimento applicabile alla barella, grazie alla quale sarà possibile trasportare pazienti con alto rischio infettivo o importanti deficit immunitari. Al di là di questa dotazione, l'ambulanza sarà naturalmente impiegata come mezzo di emergenza a supporto del 112. Ci spostiamo nella piana di Lucca e per la precisione a Capannori, dove sono stati inaugurati i nuovi spazi per la socialità e l'aggregazione dei giovani. È stato inaugurato a Marlia, nella sede dello Sportello al Cittadino, zona nord, vicino al mercato, il nuovo spazio culturale Logos, promosso dal Comune di Capannori con l'obiettivo di mettere a disposizione della comunità nuovi spazi per la cultura e la socializzazione. Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco Luca Menesini e Laura Matteucci in rappresentanza del comitato Agorà per Marlia.
Realizzato dopo una serie di lavori di riqualificazione, Logos ospita un'aula studio attrezzata dove durante il giorno i giovani del territorio potranno studiare, incontrarsi e fare attività. Ospita inoltre una sala riunioni che il Comune in orario serale metterà a disposizione di associazioni e comitati cittadini per le loro iniziative. Oltre alla creazione dei nuovi locali sono stati realizzati nuovi servizi igienici, di cui uno per persone disabili, e difatti sia l'impianto elettrico che l'impianto termico. Inoltre sono stati realizzati interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il nuovo spazio sarà aperto da lunedì prossimo, 4 aprile, da lunedì al venerdì, e sarà gestito da personale del comune al quale sarà possibile rivolgersi per prenotare lo spazio in orario serale. Ci fermiamo qui per questa prima parte, breve break pubblicitario e poi spazio alla nostra pagina sportiva.